Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, dice Gesù, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi affiderà quella vostra? Ecco, Gesù dice che le ricchezze sono sempre disoneste. Ma io non ho mai rubato nessuno, ho lavorato con impegno. E stai tranquillo che c'è sempre qualche ingiustizia, magari non l'hai fatta tu, l'ha fatta il tuo datore di lavoro, l'ha fatta il tuo collega, l'ha fatta il tuo socio, l'ha fatto uno che ti fornisce i materiali. C'è sempre disonestà, dove c'è la ricchezza c'è sempre disonestà, qualcuno che viene fregato, c'è sempre ruberia, ci sono i ladri legalizzati, sapeva benissimo Gesù, che non andranno mai in prigione perché rubano secondo la legge. E poi dice, chi vi affiderà, se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi affiderà quella vostra? Ecco, le ricchezze non sono nostre, è solo un'illusione che sono nostre, perché quando muori che cosa ti porti delle tue ricchezze? Basta niente che le perdi, basta uno che te le ruba, basta una cosa che va male, non so. Quindi non sono nostre per un'illusione, ecco, le nostre ricchezze sono altre, quelle vere, non sono i soldi. Ecco, vorrei farvi sentire questa poesia. Con i soldi puoi comprare un orologio, ma non il tempo. Con i soldi puoi comprare un letto, ma non il riposo. Con i soldi puoi comprare un libro, ma non la cultura. Con i soldi puoi comprare un medico, ma non la salute. Con i soldi puoi comprare una posizione, ma non rispetto. Con i soldi puoi comprare sesso, ma non amore. Allora capite che qual è la vera ricchezza? Quella che non si può comprare. Capissimo questo, comincerebbe a non esserci più nessuna guerra, prima cosa, tutte le guerre sono sempre per i soldi. Ecco, qui poi andiamo un po' più indietro, la seconda lettura. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Questa frase è importantissima. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Noi spesso ci dimentichiamo la prima parte. Cioè, sappiamo tutti che Dio vuole che tutti conoscano la verità. Che tutti, per esempio, conoscano il messaggio di Gesù. Che tutti sappiano le cose che Gesù ci ha rivelato. Che tutti scoprano l'importanza di Gesù. È vero? Ma cosa ho detto prima? Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Quindi non è solo la cosa che noi cristiani dobbiamo fare, far conoscere Gesù. Certo che dobbiamo fare quello, ma mica solo quello. Vuole che tutti gli uomini siano salvati da quello che hanno bisogno. Da che cosa la gente ha bisogno di essere salvata? Non c'è tanta gente che subisce delle ingiustizie in questo mondo? E a quelle persone gli vai a raccontare di Gesù? Prima impegnati per dargli giustizia, e poi parlagli anche di Gesù. È vero? Non c'è tante persone che sono nella solitudine, nell'abbandono? Non c'è tante persone che sono state tradite? Non c'è tante persone che sono povere perché non sono nate nel paese sbagliato? Non hanno avuto la fortuna di nascere in Europa o in America del Nord, sono povere. È colpa loro? E così via. Tanto questa salvezza è una cosa concreta. Vuol dire Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati da tutto ciò che li opprime, da tutto ciò che li fa star male, da tutto ciò che toglie loro libertà. Ecco, e poi che conoscano Gesù. Quindi, qual è il compito del cristiano? Sono due compiti.
Evangelizzazione, quindi far conoscere Gesù, e liberazione, aiutare le persone a liberarsi da tutto ciò che li rende schiavi. In fondo Gesù, quando è andato nella sinagoga a dire quello che voleva fare lui, che cosa ha citato il libro del profeta Isaia, ve lo ricordate? Io sono venuto a liberare gli oppressi, a togliere quelli che sono prigionieri, tutte queste cose lì concrete, ecco, a dar da mangiare gli affamati, eccetera. Uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù. Ecco, questo è quello che dobbiamo far sapere a tutti, conoscono la verità. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, c'è un solo collegamento, è Gesù. Vuoi sapere chi è Dio? Dove devi andare a scoprire chi è Dio? A chi devi guardare per scoprire chi è Dio? Devi guardare a Gesù. Se vuoi capire come è fatto Dio, guarda Gesù. Ma se vuoi capire chi sei tu, chi sono veramente io? Qual è lo scopo della mia vita? Perché esisto? Che ci sto a fare in questo mondo? Cioè, quando è che sono felice? Che cos'è che mi può realizzare? Chi è che devo guardare per scoprire chi sono io? Devo guardare a me stesso? Devo guardare a Gesù. Ecco il mediatore. Se vuoi capire chi è Dio, devi guardare Gesù. Se vuoi capire chi sono io, chi è l'uomo, chi è l'essere umano, chi è ognuno di noi, devo guardare Gesù. Allora questa è la verità grande. La gente scoprisse questo, avrebbe smesso di cercare tante stupidaggini forse. Perché c'è lui, c'è la risposta, è Gesù. Quindi questa cosa certamente dobbiamo farla conoscere. Ecco il compito del cristiano. Ma c'è anche l'altro compito, dicevamo, liberazione. E allora abbiamo visto come Dio è molto arrabbiato contro gli oppressori. Vi ricordate la prima lettura che abbiamo appena letto? Voi che come è scritto? Aspetta, che forse l'ho copiato male, Aspetta. Voi che calpestate il povero e sterminate gli umili, cosa dice Gesù? Cosa dice Dio? Certo non dimenticherò mai le vostre opere. Viene il sacco qui. Cosa dice Dio? Se c'è una cosa che non sopporta Dio, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili. Proprio, se vuoi fare un dispetto a Dio, calpesta un povero, umilia una persona. Non dare un diritto a una persona che ha un diritto. Hai fatto la cosa peggiore, peggio di una bestemmia. Peggio di così non potevi fare verso Dio. Dio non sopporta l'oppressione del povero. E allora ci riassumiamo, ecco, se il mondo è sbagliato, dobbiamo sopportarlo o dobbiamo cercare di trasformarlo? Ecco, noi cristiani, se il mondo è sbagliato, dobbiamo sopportarlo o dobbiamo cercare di trasformarlo? Se è sbagliato, dobbiamo trasformarlo, perché se è sbagliato, perché c'è il peccato, perché c'è il male, perché c'è l'egoismo. Ma il peccato va cancellato, va rifiutato, e bisogna anche liberare il mondo, diceva Giovanni Paolo II, dalle strutture di peccato. Ci sono proprio delle organizzazioni, dei modi di gestire l'economia, dei modi di fregare la gente senza neanche che ci si accorga più. E quelle sono strutture di peccato. Siamo dentro, non ce ne accorgiamo manco più. Pensate i nostri soldi che vanno in banca, normalmente vengono usati o per qualche guerra o per finanziare delle cose, speculazioni, che quindi speculazioni chi ci rimette sempre i poveri. Guardate che cosa, se hai qualche soldo in banca, per fortuna io non ce l'ho, se hai qualche soldo in banca, stai tranquillo che non rimane fermo, lo usano per quelle cose lì. Lo usano per rendere più povero qualcuno. Perché? Perché fa guadagnare di più. Perché fa guadagnare di più. Guardate, già solo questa cosa, e chi ne sa queste cose qua? E chi ci pensa? Vedete cosa sono queste strutture di peccato?
E se fossimo noi invece a chiedere, no, i nostri soldi, non usarli in delle armi, non usarli in cose inquinanti, non usarli, magari ci guadagnerebbero lo stesso in altre cose. Ecco, la salvezza vuol dire liberazione, liberiamo la singola persona dal peccato, ma liberiamo la società dalle strutture di peccato. Certamente è Dio che porta questa salvezza, ma ci vuole anche il nostro impegno, la nostra piccola parte. E una volta parlavo con una persona e mi diceva, se uno è prepotente, cosa vuol dire amarlo? Vuol dire lasciarlo fare, sopportare tutto, star zitto, lasciar correre? Metti per esempio che tu hai un diritto e quello non te lo dà. No, io penso che amare vuol dire opporsi, pretendere, protestare, sempre con il rispetto della persona, mai dicendo tu non vali niente, io ti ammazzo, tu, cioè, ma pretendere, perché non è amore farsi calpestare, perché l'amore è aiutare l'altro a fare il bene, aiutare l'altro a essere se stesso. Ecco, quindi non dobbiamo essere quelli che dicono sempre di sì, quelli che non protestano mai, però dobbiamo avere il rispetto verso tutti. Ecco qui la differenza. Il nostro protestare non diventa mai un odio, però può essere anche una protesta forte, alzando la voce. Noi non dobbiamo sentirci inferiori a nessuno. Ecco, questo è importante. Nessuno di voi si deve sentire inferiore a nessuno, perché siamo tutti uguali, siamo tutti figli di Dio, siamo tutti importanti. Voi non siete meno importanti del Presidente della Repubblica, di un re, di uno che ha un'industria o che è più ricco di voi. Non dovete mai sottomettervi a nessuno, dovete amare tutti, essere a servizio di tutti, ma con dignità. Ecco, questo è l'atteggiamento giusto, perché altrimenti non portiamo questa giustizia. Allora, due grandi compiti che ci spettano: trasmettere a tutti chi è Gesù e con Gesù, seguendo Gesù, aiutare le persone a liberarsi dalle loro oppressioni. Buon lavoro. Essere cristiani è molto difficile, ma è bellissimo.